andiamocene a Pinnacoli, suppongo che sia Pinnacoli, con quella cosa gigante in mezzo alla mappa, e vediamo che succede. Atterrerei volentieri lì sopra, giusto per la scienza, però... Boh, dai, atterriamo sopra. Ecco, c'è già un altro tizio. E mo? E mo come la risolviamo? Ti prendo a picconate? È sacco di schi... No, scusa, ti chiedo umilmente... È morto? Per forza è morto. Yes, around the hood. Scemo. Va bene, non c'è assolutamente niente. Sono un po' triste, sconsolato, ma ok. Bello! Bello! Bello, raga. Questo bello. Questo bello. Ah, l'aguglia si chiama. Ok, va bene. Allora, ho trovato due fucili improvvisati. E vabbè, delle frecce. R1. No, magari potevo fonderli insieme per fare il fucile normal. Vabbè. Boh, non ci ho capito niente. Andiamo a fightare. Comunque, questa ambientazione è particolare, eh. Non dico ancora bella, perché... Sacchia di merda, sto arrivando. Ho sentito uno dire ehi. Guardalo lì, ti ho spottato un botto. È la fine, bitch, è la fine, è la fucking fine. Ok. Allora, sì, ma no, perché mi sparano da dietro. Non sto capendo. Ah, ma questo... Pomporo, pomporo. Sotto, sotto. Cosa? Quanti colpi spara alla volta? 16? Amici, non ci sto capendo una minchia, è la fine. Allora, ve la butto lì, non ha materiali. 40? Dai, raga, non posso morire. Non posso morire, sto pompe fortissimo. Allora, dammi qua, curati, zitti, e proseguiamo nella nostra avventura. 38 persone vive, è appena iniziata. Ma che cacchio? Cioè, non capisco bene i pattern di quest'arma per il momento, però... Un po' più calmo la prossima volta. Però sembra carina. Anyway, siamo il King Supreme dell'aguglia. E questo cosa. E questo cosa non so parlare. Questa cosa mi intriga. E non poco. Non puoi creare nient'altro. Ah, il boss finale dei pompa. Ok. Vabbè, tra una kill e l'altra. Una pescatina. Che fai, te ne privi? Ok, ho pescato qualcosa di. Tre pesci puzzolenti? Cosa fanno? No, oltre a schifo. No, cosa fanno? Ah, posso farci l'arco puzzolente. Può provocare indigestione, insomma. Allora, ho trovato due balzo flopper e il pesci puzzolenti che per ora ho lasciato lì. Perché mi sembravano inutili. Allora, come immaginavo, queste cose a forma di teschio ti danno sti cosi. Proprio spiegazione top. Però il fatto è che adesso ho due tizi sopra di me, che detto così suona male, che mi vogliono aprire. Eccolo qua, no, è straforte, è la fine. Tanto noi siamo i re dell'aguglia, non abbiamo paura di niente, più o meno. Ok, è volato tipo via per sempre, là dentro, credo. Loot! Cacchio, ma c'è quello lì, no, ma quello lì mi laser. Ah, ma io non ho vita! Fuck. Allora, faccio l'errore di andare a lootare. Perché volevo no, no, è la fine, è la fine. Eccolo qui, lo schifoso, ma noi non abbiamo paura di niente. Il re della guiglia, guiglia, chiamatelo come volete. Zitti tutti, zitti tu. È la fine, è la fine. Troppo forte il guigliacoso. No, è la fine. È troppo forte il guigliacoso. Cos'è sto schifo? Beh, cos'è sto sbocco? Allora, prendi tutti, zitti, zitti, ora... C'è da capire un po' di cose. Prima cosa, potenziamoci le cose. Allora, 31, posso farmi il fucile primordiale, oppure, tramite questa roba qui, posso farmi la mitraglietta primordiale. Raga, mi faccio la mitraglietta, con un'animazione incredibile. E ci prendiamo quest'arco, e voi direte, ma che cacchio stai facendo? Ora, fatemi fare un test, perché se come penso è devastante... Sì, raga, è proprio quell'arco. Ok, ti fa rimbalzare come le onde d'urto, quindi abbiamo 30 shockwave, perfetto. Ora, il prossimo fight non sopravviveremo mai nella vita, però ci proveremo. Altre frecce? Altre frecce. 31 è il massimo. Ah, cos'è? Mantello del cacciatore? Fa perdere le tracce alle creature. Ah, vabbè, lo uso per il meme. Eh sì, ci possiamo fare anche il fucile blu, perfetto. Veloce, grazie mille. Un lama, yes, madò, il lama è la salvezza, grazie mille di esistere, lama. Allora, dato che sono due pozze scudo, tolgo il coso degli animali e mi tengo una pozza scudo. Allora, lì si laserano, lì si laserano. Pozza primordiale. Vediamo se riesco a fare qualcosa di utile nella mia vita. No, assolutamente no. Madò, fightare di notte, raga, non... mi fa schifo. Oh, ma sto arco onda d'urto è forte fisco comunque, eh. Allora, salve signor sceriffo, vorrei comprare qualcosa. Allora, la revolver non ci interessa, soldarti, non c'ho i soldi. Danni, danni, no niente, sei inutile, perfetto. Complimenti per la sua inutilità. Cassa leggendaria, questo potrebbe tornare più utile. Però ho già tutto
Al massimo, quindi no, non mi interessa. Allora, io mi luto qua di zona un attimino e li faccio fightare. Poi entriamo nel fight finale, puntando alla vittoria. Si spera. Guarda quello che sta cadendo! Che stupido! È il boss finale degli stupidi! Boh! Che sberla! Ok, vai che prendiamo anche lui. Impazzisco! Sotto! Epico, incredibile. E l'abbiamo fatto pure volare via in safe. No, raga, quest'arco è fortissimo. Ok, perché c'è una rana. E se il nemico fosse la rana? Ma proseguiamo nella nostra avventura. No, mi stanno bruciando! No, via! Vabbè, ma sono il boss finale degli stupidi, nel senso. Ormai ci ho preso gusto. Ok, gli archi, se capisci bene come usarli, sono devastanti. E la safe si sta avvicinando. Vai che è mio lui! No! Che pelo! Allora, intanto io ne approfitto per... Cos'è quello schifo? Guarda il tizio. Ecco, parte il fight. Cacchio, non volevo fightarti così, però. No, 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 non voglio fightarlo perché poi arriva lui e vince. Quindi io me ne sto... Vabbè, magari un pochino più in alto. 1v1, 1v1. È morto quello? Siamo io contro lui? Sì. It's a 1v1 situation. Mi sono impaninato, perfetto. Cosa? C'è il lanciarazzi? Ma mica è l'età della pietra o quelle cose strane. Vai che è nostro, vai che no. Ok. Madonna, raga, sto pompa è fortissimo. Dai, che non hai vita. Sì, vittoria reale alla seconda partita. Yes. No, terza. Vabbè, yes. Flexa un po'. Non posso flexare. Molto bene. Molto, molto bene. Quindi, signori, torniamo alla lobby. Vincitori e con quella che indica di lì. E anche lui che indica di lì. Vediamo l'ombrello che ci dà. Dovrebbe, esatto, brello di fondazione. Yes. 100 V-Buck. Epico, incredibile. Mi tolgo le cuffie come alla fine di ogni video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere tutte le novità che magari non abbiamo visto in questo video. Di sicuro ce ne saranno tantissime. Vi ringrazio per la visione. Iscrivetevi se siete nuovi. E ci becchiamo domani alle 6:30 con un nuovo video. Ciao! Woo!